a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi è una location un po' particolare, sono all'esterno perché il caldo si è mitigato un po' e è anche piacevole stare un po' all'esterno. Oggi andiamo a intagliare questi gnomi molto molto semplici e vediamo come si fa. Allora, cominciamo con il nostro pezzettino di legno. Scusate per l'aereo. È un 3,5 x 3,5 x 15. Andiamo a creare subito lo spazio per il naso. Facciamo più o meno a 4 cm. Così. Creiamo lo spazio. Magari lo facciamo un centimetro così e creiamo un altro spazio qua. Ok. Abbiamo già creato lo spazio per il naso. Ora andiamo ad arrotondare tutti gli spigoli del legnetto. Se poi il naso lo vogliamo far più grande, allora andiamo ancora a togliere materiale. Adesso andiamo a fare il cappello. Da qua tracciamo una linea da sopra il naso, qui, e cerchiamo di farla il più dritto possibile. Abbiamo già la linea del nostro cappello, però adesso andiamo a sistemare il naso. Allora, cominciamo con un taglio così. Così e un taglio così, in modo da dare la profondità al nostro naso. In modo da creare l'ombra per il naso. Stessa cosa lo facciamo di qua. Un taglio
qui. Qui. E poi andiamo sotto così. Adesso cominciamo a formare il naso. Quindi gli facciamo un bel naso a patata al nostro gnomo. Così. Così. Andiamo a togliere ancora un po' di legno qui, così. E magari andiamo a sistemare questa parte qui. Eccolo qua. Per togliere quelle parti qua andiamo a fare una specie di triangolo, così, e poi sotto andiamo a tirar via il legno, così. Andiamo a rifinirlo bene, così, e abbiamo il nostro naso. Ok, lo faremo in corpo come questo, ovvero senza scarpe, semplice. Quindi andiamo a portare leggermente la fine del blocchetto di legno, leggermente tondo, così. Quindi partiamo da qui e andiamo a togliere il legno. Ok, ora andiamo a intagliare il nostro cappello, quindi dobbiamo dividere il corpo, diciamo, dal cappello. Quindi con la linea che abbiamo creato prima, che non si vede più, andiamo a creare il cappello.
così e sotto così. Taglio e sotto senza forzare tanto, perché può darsi che il legno si rompa e vi arrivi il coltello sulla mano, oppure se preferite potete fare in questo modo, quindi taglio e via così. Dobbiamo farlo anche qui sopra, ma veramente molto molto fine lo spazio, quindi così ci aiutiamo anche con questa mano e poi andiamo a tirare via il legno così, piano. Ok, vedete che lo spazio è molto molto piccolo. Adesso facciamo il bordo, tutto il bordo. Ovviamente così è poco, scusate l'aereo che passa, ovviamente così è poco lo spazio che c'è, vedete che qua ce n'è leggermente un po' di più, qua ce n'è molto di più, quindi andiamo ancora a portare via materiale. Però stavolta facciamo al contrario, quindi portiamo via così e poi il taglio fermo. Stessa cosa anche qua, non esagerate con la forza perché può darsi che il legno si rompa e il coltello vi faccia male. Vedete che sta prendendo la forma, poi andiamo a sistemare anche questi spigoli, però così siamo già a buon punto. Andiamo a sistemarlo. Ok, adesso andiamo a fare il cappello. Allora, per il cappello si possono fare diversi modi, o a punta così liscio semplice, oppure a punta curvo. Noi stavolta lo faremo così, ma con un bordo, ok? Quindi andremo a sottigliare questa parte qui e questa qui la lasceremo leggermente più larga. Allora, facciamo con una matita, ci facciamo il nostro bordo, che non deve essere un bordo netto, ma deve essere piuttosto arrotondato.
andiamo a renderlo a punta. Allora, per creare questa sorta di effetto curva, io prendo il coltello dal segno che abbiamo fatto prima, più o meno è questo qua, e faccio così. Vedete che il legno si solleva? Ruoto praticamente il coltello, così. In modo da dare, non so se si vede, una sorta di curva, questa qui. Questa parte qua, da metà in su, andiamo ancora più in su, quindi facciamo questa cosa. Quello potete farlo un po' come volete il cappello, nel senso più largo, più stretto, più a punta, sta a vostra discrezione, come vi piace di più. Poi man mano che diventa più a punta andiamo in su e lo assottigliamo ancora di più. Ok, questa è già una buona base di partenza. Ora però andiamo ad assottigliare qua. Punta, eccolo qua il nostro cappello. Se lo vogliamo far così liscio
praticamente bisogna fare questo mestiere, cioè andare a rimuovere tutti gli spigoli dei tagli, ma leggermente, proprio così, in modo da renderlo tutto liscio. Anche sopra, così, piano piano, vedete il trucciolo che si fa, molto fine rispetto a questi qui. Ecco qua, il nostro gnomo è finito, però io, a me piace fargli la barba. A me piace fargli la barba, quindi uso una sgorbia V e gli faccio dei solchi così. Allora, si possono fare sia così, ok, solo con la sgorbia V, oppure così, con due sgorbie, la sgorbia AU, così, e la sgorbia V. Prima si passa la sgorbia U per dare movimento e poi la sgorbia V, però oggi lo faccio solo con la sgorbia V, quindi andiamo a tirargli un po'. Nel materiale, così. Intanto che finisco di fare la barba del mio gnomo, voglio parlarvi di un progetto che stiamo creando io e Italian Carver, che è un ragazzo che intaglia, che fa video di intaglio anche lui qui su YouTube. Ormai è diventato come un amico e vogliamo creare questo progetto che si chiama Carving Lab per creare una sorta di community dell'intaglio. Ci sarà una pagina Instagram per ora e chi vorrà iscriversi
potrà postare le foto dei suoi intagli, chiedere consigli, oppure anche noi molto probabilmente chiederemo consigli a voi. Però comunque è una community per gli appassionati dell'intaglio, o anche solo per chi piace vedere intagliare senza per forza dover postare delle foto. Insomma, una community per stare insieme, un gruppo per stare insieme e per condividere quello che ci piace. A breve avrete tutte le informazioni. Quando lo andrete a verniciare potete decorare i solchi all'interno con il pirografo, in modo da dargli un po' più di ombra, e potete verniciarlo a livelli, insomma, prima un colore poi un altro. Ecco qua. Il video finisce qua. Se vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace. Se volete condividere il video con i vostri amici o qualcuno che è appassionato di intaglio, mi farebbe piacere. E lasciate un commento, che rispondo sempre comunque. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!